Alla nona giornata del campionato di eccellenza, Girone A arriva la terza sconfitta stagionale della Pro Livorno Sorgenti, seconda consecutiva tra le mura di casa. Dopo il Grosseto, anche il Fucecchio, Viola e il Magnozzi. Probabilmente questa è stata una delle prestazioni meno brillanti finora offerte dai biancoverdi. E siamo con Matteo Nicolai, tecnico dei biancoverdi. A lui ovviamente chiediamo il suo parere su questa prestazione. E la Pro Livorno ha anche oggi creato le sue occasioni, però quando si prendono 4 gol bisogna innanzitutto riconoscere i meriti dell'avversario, in questo caso il Fucecchio, che ha vinto, meritatamente è stato superiore. Sei d'accordo, Matteo? Sì, che sia stato superiore, sì, che ha sfruttato al 100% le occasioni che 3 le abbiamo create noi e una se la sono creata da soli, e hanno fatto il 100%. Sono in confronto alla prestazione contro il Grosseto, sembra assurdo, ma sono più contento perché la squadra ha creato, si è impegnata fino alla fine, non ha avuto quel blocco che ha avuto in casa contro il Grosseto, che è naturalmente a più blasone del Fucecchio. Ma qui si sta parlando della prima e della seconda del campionato di eccellenza, sicché se concedi il minimo particolare a una squadra come Fucecchio ti punisce, come ha fatto oggi. Si è trovato delle diversità dalla categoria precedente in queste due squadre. Quando cominci a stare in cima alla classifica di eccellenza trovi squadre compatte, trovi squadre che fisicamente sono al top e delle volte in partite strane come oggi la perdi. La definisci una partita strana, forse appunto anche per quanto riguarda la mole di gioco non concretizzata dalla tua squadra, il Fucecchio molto cinico, un punteggio forse anche eccessivamente severo. Le occasioni appunto sono arrivate, sono state create, è mancata la capacità di finalizzare, questa è una delle chiavi di lettura. E poi cos'altro? Allora, è naturale che delle sconfitte così pesanti lasciano degli strascichi maggiori, perché se oggi si perdeva 2-1 si stava a parlare di sfortuna, di squadra che ha creato. La Pro Livorno ha creato, questo è indubbio, almeno dal mio punto di vista. Poi il calcio si vede in tantissime maniere e ha regalato delle occasioni che al Fucecchio sinceramente non li puoi lasciare con dei giocatori in campo come hanno. Non le puoi lasciare. Io parlavo di partita strana perché secondo me il Fucecchio è stato fortunato nei momenti topici della partita, perché se noi il secondo tempo si rientra e Pellegrini invece di stampare la traversa fa gol, potrebbe essere diventata una partita diversa. Però ciò non voglio levare meriti al Fucecchio, che ha meritato alla fine di vincere la partita, non con un punteggio secondo me così largo, però si è meritato 3 punti. Il Fucecchio appunto crea un piccolo solco e scappa un po' via al secondo posto, resta in scia della capolista Grosseto, quindi le prime due fanno il loro dovere, la Pro Livorno Sorgenti che retrocede dal terzo posto, comunque resta appunto in piena zona playoff. Ora dobbiamo necessariamente appunto andare avanti e mettere subito la testa ai prossimi impegni, che ne pensi? Sì, quello sicuramente. Era la testa ai prossimi impegni, era se si vinceva la partita, figurati se come oggi abbiamo perso in casa. Però ci sarà un lunedì nero, ma da martedì ricominceremo a testa bassa a lavorare come questi ragazzi hanno sempre fatto da quando ce l'ho, e riprovare. Gli ho chiesto a tutti di stare in scia, stare sul treno delle protagoniste, perché è un sali e scendi. Cioè, ora domenica c'è Fucecchio Grosseto, se una delle due perde punti, noi si va a fare 3 punti a Santa Croce e risiamo lì. Il solito discorso lo farà la Cuoio Pelli. Chi vuole rimanere in cima degli intoppi durante la strada ce l'hai. Noi bisogna abituarsi ancora, secondo me, a impostare le partite mentalmente tutte alla solita maniera, Senza guardare se l'avversario è costruito per vincere o meno. Noi bisogna fare la nostra partita, però delle volte non ci riesce a livello di risultato, perché se io ho da imputare qualcosa ai miei ragazzi oggi sul piano dell'impegno, assolutamente niente.
Solo sull'attenzione, forse è stata colpa mia che non mi sono accorto di piccoli particolari, perché quando fai degli errori del genere vuol dire che è colpa mia che mentalmente non l'ho tenuti al top. Contro altre squadre di prima fascia, vedi il Val di Nievole e Montecatini, la Pro Livorno in trasferta è riuscita appunto ad andare a fare largamente il risultato. In casa due sconfitte consecutive. È vero che appunto c'erano di fronte le prime due squadre del campionato. Secondo te esiste un problema legato al fattore campo, al Magnozzi, all'atteggiamento che la squadra assume in casa a livello di pressione oppure no? No, qui pressione secondo me non esiste. Noi siamo nel nostro ambiente e siamo una squadra che mentalmente gioca da tutte le parti nella solita maniera, cioè di rischiare per vincere la partita e di vincere contro l'avversario di turno, e delle volte come oggi non ci riesce per sfortuna, per sprecisione, per il valore dell'avversario, ma non penso ci sia un fattore Magnozzi di pressione, perché qui non gliela dà nessuno. È una squadra che gli manca quello step per affrontare avversari di questo calibro nella maniera perfetta. Coiupelli e Camaiore sono i due prossimi avversari con cui si terminerà il mese di novembre. Qualcosa a riguardo di questi prossimi avversari? Ma Santa Croce, la Coiupelli, l'altro anno è arrivata a playoff, è stata in cima tutto l'anno, sicché è una piazza storica per queste categorie, sicché andremo a fare una partita molto difficile contro una squadra agguerrita che come noi vuol stare sul carro, ma queste partite sono belle da giocare, sono belle da affrontare e da tentare di vincere. E poi il novembre finisce con il Camaiore, che era, secondo me, un organico costruito per non stare nella classifica in cui è ora, sicché saranno altri due match, come tutte le giornate di eccellenza, molto difficili. Ok, grazie Matteo, buon proseguimento, buon lavoro.